Benvenuti nel sito dimostrativo di FIAM, quindi un sito dimostrativo dedicato unicamente al mondo dell'energy storage. In particolare non solo al mondo dell'energy storage, ma all'integrazione dell'energy storage e quindi del mondo batterie in un contesto di rete o di microrete che dir si voglia. Qui possiamo vedere come effettivamente questo è stato realizzato ed è fattibile, molto facilmente visibile dal fatto che ci sono dei pannelli fotovoltaici. Nella fattispecie parliamo di 180 kW di parco fotovoltaico, un sistema di batterie, quindi sostanzialmente 10 moduli di batterie di tecnologia Sony, quindi batterie al sale per un totale di 230 kWh, un sistema poi intelligente che va a gestire la produzione e la gestione da storage e quindi da stoccaggio di batterie, per poi immettere in rete piuttosto che in sistemi interni, nella fattispecie la ricarica delle batterie dei muletti di un centro logistico che fa parte appunto dello stabilimento FIAM. In questa schermata possiamo vedere come il sistema è completamente gestibile sia da remoto che da direttamente a video, quindi tutti i vari componenti possono essere avviati, armati piuttosto che disarmati, in modo tale che il sistema dia quella massima della flessibilità che consente poi l'ottimizzazione della rete da un punto di vista e della microrete nel momento in cui facciamo funzionare questo sistema completamente isolato dalla rete. Qui possiamo vedere effettivamente come tecnici piuttosto che gestori del sistema possono vedere e modificare il valore di sistema in modo tale che raggiungano quegli obiettivi di ottimizzazione che ci siamo posti. Quindi in questo particolare caso possiamo variare la potenza attiva o reattiva dell'impianto, piuttosto che la predittibilità del giorno dopo per definire e per inseguire quelle logiche di ottimizzazione e anche di valorizzazione del sistema che impongono, investimenti di questo tipo. In particolare il sistema che abbiamo messo a punto consente di monitorare e di variare anche tutto quello che riguarda i parametri del modulo batteria, quindi di capire come effettivamente il modulo batteria stia operando, cosa sia in grado di dare al momento in cui lo stiamo valutando, ma anche nelle prossime ore, per cui consente una predittibilità perfetta e sistematica di quello che è il sistema e di come si comporterà il sistema nel prossimo futuro, quindi nelle prossime 12-24 ore. Qui possiamo vedere nella parte esterna quelle batterie, quindi quelle 230 kWh di energy storage che avevamo visto precedentemente a video. Qui possiamo ammirare la tecnologia Sonic, quindi la tecnologia che mi consente da un certo punto di vista, e lo vediamo anche in maniera molto diretta, di non condizionare, infatti non esiste nessun tipo di condizionamento. Infatti una delle caratteristiche principali è il loro operare da meno 40 a più 50 gradi di temperatura esterna, non avere alcun accorgimento particolare da un punto di vista di sicurezza, sia sicurezza da un punto di vista attivo che passivo. Sicurezza attiva in quanto la tecnologia è sicura, in quanto è una chimica molto sicura che non dà nessun innesco e nessun rischio di incendio o qualsivoglia tipo di problematica. Dall'altra parte anche attiva, perché vediamo che non c'è nessun dispositivo per antincendio, in quanto resiste benissimo anche in caso di incendio da un punto di vista esterno. L'altro aspetto appunto è quello installativo, quindi molto facile da installare, nessun dispositivo particolare, e adatta anche quindi per impianti in retrofit, quindi impianti già esistenti, dove vogliamo ottimizzare la gestione dell'energia tramite l'energy storage. Eccoci arrivati quindi nella fase finale, quindi nella fase serale della giornata, in cui possiamo vedere come tutto questo sistema funzioni e su quali basi sia stato predisposto. Infatti possiamo ammirare come le batterie in questo momento stiano fornendo energia al sistema, sistema che è costituito dal centro logistico, quindi dalla ricarica delle batterie, dei muletti, ma la ricarica in questo momento purtroppo, essendo sera, il sistema fotovoltaico non riesce più ad avere energia e potenza sufficiente per caricare. Ecco che l'aiuto delle batterie caricate durante la giornata entra in gioco e in base ai parametri stabiliti e definiti in questo punto focale, in questo punto e in questo snodo del sistema, vanno a caricare direttamente i carichi che sono interni all'azienda. Tutto questo è un sistema unicamente italiano, a partire dalla tecnologia Sonic, che è la batteria appunto al sale, quindi la batteria che FIAM sta promuovendo in quest'ambito, la parte inverter, quindi la parte PCS, anch'essa di produzione italiana, nonché il software di gestione per l'ottimizzazione della rete e la connessione di sistemi di produzione e di sistemi di stoccaggio, nonché carichi di rete.